Buonasera a tutti da parte di Pietro Viglia, nuovamente ritornati con il nostro commento di chiusura sui mercati azionari del vecchio continente. È stata una giornata positiva e dopo le esagerate vendite che si erano registrate nella seduta di ieri, all'inizio della nuova ottava, in scia agli esiti degli stress test sul settore bancario, in una giornata in cui in Europa c'era una penuria di dati macro, era appunto di scena un rimbalzo, un ritorno degli acquisti sul settore finanziario. E acquisti che hanno anche fatto leva grazie alla fiducia dei consumatori che oltreoceano è balzata ai top degli ultimi top di periodo e che quindi in attesa della riunione della Fed che sarà il market mover settimanale, ricordo riunione della Fed nella giornata di domani dovrebbe la banca appunto americana mettere fine allo storico appunto EQE in attesa di questa riunione i listini azionari dei vecchi continenti chiudono come dicevo, al rialzo vicino ai massimi di giornata, appunto grazie alla fiducia dei consumatori arrivata a 94,5 punti nel mese di settembre, in salita di 5 punti rispetto al mese precedente e che in un certo qual modo mette in un angolo i deludenti dati che erano arrivati nel primo pomeriggio per quanto riguarda le vendite al dettaglio. E ricordo quindi che nella giornata di domani importante sarà non solo la fine del EQE, ma anche il comunicato che dovrebbe arrivare da parte per la Fed per capire le prossime mosse in tema di politica monetaria, in particolar modo a quando è atteso il primo rialzo dei tassi di interesse oltre oceano. E sul mercato dei governativi, poco da segnalare, oggi è una giornata importante perché in Italia perché avevamo un collocamento di CTZ e BTP legati all'inflazione che hanno avuto un discreto successo e lo spread si mantiene in area 168 punti base che vale un rendimento sempre vicino alla soglia del 2,45%. Andiamo a dare uno sguardo al cambio valutario euro-dollaro. Con l'euro che continua ad apprezzarsi, ormai in mini apprezzamenti nelle ultime 4 sedute e a piccoli passi la moneta unica europea si porta, cioè sembrerebbe portarsi al test delle forti resistenze posizionate in area 1,28-1,25 dove passa anche non solo il livello del super trend ma anche la media mobile a 50 giorni, ricordo che sarà solamente oltre questi livelli che verrebbe inviato un segnale di forza da parte della moneta unica europea nei confronti del biglietto e verde. E recupera il nostro listino principale, recupera tutta la perdita che si è registrata nella seduta di ieri, chiusura in area 19.487 punti, vicini ai 19.500 che sono le prime resistenze poste sul nostro FTSE MIB. Ricordo che oltre i 19.500 punti, il nostro indice principale dovrebbe aprire le porte verso i top fatti registrare nella giornata di ieri in area 19.750. 50, cioè 9.008 e a seguire 20.000 punti. Al momento si rimane comunque all'interno di un normale rimbalzo, nonostante nel breve si mantiene il trend rialzista e saranno ancora una volta le prossime sedute a fornirci qualche indicazione in più sul nostro indice principale. Giornata ricca di novità per quanto riguarda il nostro mercato, per quanto riguarda i titoli. Saipem comunica la sua trimestrale che delude su tutti i fronti, in un certo qual modo anche un profit warning lanciato dalla società che abbassa i target per fine anno, chiusura in area 13,50 dopo una sospensione del 9%, chiusura vicino al meno 5,5 e a questo punto la strada sembrerebbe aperta per andare a toccare quei minimi fatti toccati nell'estate del 2013 in area 12,10-12,30 a meno di clamorosi recuperi e che dovrebbero riportare le quotazioni sopra i 15 euro.
Per quanto riguarda il nostro portafoglio, viene chiusa nella giornata odierna una posizione, una metà posizione sul titolo Brembo, che inizia a inviare dei segnali di stanchezza. Ricordo apertura in area 22,80-23 euro, mentre continua l'ottima performance del titolo IGT, su cui viene confermato il primo target rialzista posizionato in area 0,81, minimi dell'agosto 2013. In watch list, tra i titoli delle mid cap, troviamo il titolo IMA. Andiamo subito a vedere il grafico, che si avvicina alle forti resistenze, quindi parte alta di un ampio trading range posto tra i 25,50 e le resistenze poste in area 30-30,50. Il break di questi livelli sarebbe senz'altro un segnale long, un segnale di forza inviato dal titolo IMA. Siamo giunti quindi al termine del nostro incontro. Ricordo che chi volesse conoscere appunto i segnali operativi è indispensabile, è necessario appunto sottoscrivere un abbonamento, non solo semestrale, non solo annuale, ma ultimamente, nelle ultime ore, anche degli abbonamenti mensili. Ricordo report e segnali operativi non solo per quanto riguarda il portafoglio Midcap, ma ormai una settimana, grande successo, grande richiesta, il servizio che riguardano le Blue Chip 40 e quindi i titoli più importanti all'interno del FTSE MIB. Ricordo che per i due abbonamenti c'è uno sconto del 50%, la sottoscrizione dei due abbonamenti c'è uno sconto quindi del 50%. E ringrazio tutti per l'attenzione, l'appuntamento è domani sera per la terza seduta della settimana. Ringrazio tutti, buona serata e buon trading.